Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi location auto perché stiamo per recensire lui, un display 7 pollici touch che ci permette di far diventare qualsiasi auto, e ripeto qualsiasi auto, anche le più datate, auto con sistema multimediale super tecnologico, sì, anche auto che magari degli anni 70, degli anni 80, tutte auto che normalmente non sono compatibili ovviamente con i sistemi Apple CarPlay o Android Auto, con lui lo potranno diventare. È tutto in maniera super facile, poco invasiva e che funziona davvero davvero benissimo. Quindi avremo la possibilità di utilizzare Google Maps, Spotify, qualsiasi applicazione che normalmente utilizziamo appunto con il nostro smartphone quando siamo in auto, con lui potremo farlo su qualsiasi auto perché abbiamo tante possibilità di connessione. E quella ovviamente più semplice che va a essere compatibile con qualsiasi auto è che l'auto in cui vogliamo installare lui abbia un autoradio, anche l'autoradio più vecchia del mondo, basta che ci sia un autoradio. Quindi detto questo, guardiamo cosa c'è all'interno della confezione quando vi arriva a casa l'Orex 7 pollici. Quindi troviamo subito il nostro display 7 pollici touch, poi nella parte sotto della confezione troviamo il supporto regolabile in estensione e inclinazione da attaccare al lunotto anteriore della nostra auto per andare a fissare appunto il nostro display touch. Dopodiché abbiamo un cavo compresa 12 volte dell'accendisigari che poi diventa Type-C per andare ad alimentare ovviamente il nostro Orex 7 pollici, che poi dietro di sé ha anche due prese USB per continuare ad alimentare i nostri dispositivi che vogliamo andare a collegare per essere ricaricati o meno. Dopodiché abbiamo un cavo per andare a collegare un ingresso video, quindi potremo andare a collegare una sorgente video con il vecchio modo analogico, quindi non con un HDMI ma con il vecchio cavo analogico. E come ultima cosa il libretto di istruzioni con tutte le immagini per andare a configurare il tutto, ma è davvero molto semplice, poi basta guardare il mio video e lo fate in scioltezza. Quindi questo è tutto quello che c'è all'interno della confezione, però a questo punto direi di andare a vedere da vicino l'Orex 7 pollici. Ed eccolo qua ragazzi in tutto il suo splendore, guardate quanto è piatto, super super bello, e ragazzi anche il display è davvero luminoso con un touch che funziona davvero davvero benissimo. Vi lascio qua sotto il link in descrizione con anche il coupon sconto per poterlo acquistare o anche magari solo per visionarlo. Ragazzi, è un prodotto secondo me davvero interessante, soprattutto per il fatto che rende smart qualsiasi auto, cioè anche le più datate diventano super smart con questo dispositivo. Allora, come vi dicevo, lui è compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto, quindi potremo andare a collegare sia telefoni Apple che telefoni Android. Tutto questo ovviamente sarà in modalità wireless, quindi i nostri telefoni non saranno collegati direttamente a lui, quindi potremo averli in tasca, in borsa, nello zaino, appoggiato sul sedile, non importa. Quando saliremo in auto e una volta che lui si sarà avviato, il nostro telefono si andrà a collegare in maniera totalmente automatica a questo dispositivo. Quindi avremo subito disponibile nel giro di qualche minuto Apple CarPlay o Android Auto nel nostro display 7 pollici in modalità touch, quindi davvero tanta roba. Come vi dicevo, lui è semplicissimo da collegare e ha due possibilità di connessione per quanto riguarda l'integrazione con il sistema audio della nostra auto. Potremo andare a collegarlo in modalità Bluetooth se la nostra auto non è datata, quindi se la nostra autoradio, la nostra auto hanno un sistema di connessione Bluetooth, potremo andare ad abbinare lui all'impianto audio della nostra auto tramite il Bluetooth, quindi tutto si integrerà e sentiremo l'audio che esce ovviamente da lui, che poi tramite il Bluetooth arriva nell'impianto audio della nostra auto, che sia per le telefonate o per ascoltare la musica o qualsiasi altra cosa. Mentre se l'autoradio che abbiamo nella nostra auto è molto datata, quindi parlo di auto anche degli anni 70, 60, non importa, 80, 90, quando le auto avevano le autoradio ma non avevano la connessione Bluetooth, allora qua ci viene incontro la possibilità di integrare lui in una frequenza FM dell'autoradio, quindi lui ci darà delle frequenze FM, basterà nell'autoradio andare a selezionare la stessa frequenza FM che abbiamo selezionato dentro di lui e voilà, quindi sentiremo l'audio all'interno della nostra auto, tutto trasmesso tramite le frequenze FM, per questo che lui diventa compatibile con qualsiasi autoradio, basta che sia un autoradio che funzioni, l'importante è quello che l'autoradio funzioni. Ma detto tutto questo, adesso direi di vederlo in azione, quindi andiamo innanzitutto a fissare lo sgancio rapido che va fissato qua dietro, basta inserirlo, spostarlo un po' sulla sinistra e poi
tirarlo verso l'alto, ed ecco che abbiamo già fissato lo sgancio rapido, in modo che possiamo andare tranquillamente a rimuovere in maniera velocissima il nostro display nel caso volessimo andare a rimuoverlo dalla nostra auto. Quindi lo andiamo a rifissare, e poi qua abbiamo questo dado che è quello che serve per andare ad inserirsi nella pallina del supporto a ventosa, che va appunto installato o sul cruscotto o sul lunotto della nostra auto. Quindi gli permetterà di avere tutto lo snodo necessario per avere il display inclinato nella maniera più ottimale verso appunto di noi, per avere sempre sott'occhio, senza distrarci dalla guida, vedremo tranquillamente il display. Questo è veramente molto molto figo, perché ci dà appunto la possibilità di averlo proprio sott'occhio. Quindi andiamo ad installare adesso il supporto a ventosa, che è questo, vedete, regolabile. Qua abbiamo una rotella che possiamo andare ad allentare, che gli dà questo movimento di inclinazione. Vedete che lo potete mettere sia sul cruscotto che sul lunotto, e qua è quello che vi dicevo, la sfera che va inserita nello sgancio rapido. In più è estendibile per tirarlo più vicino, a noi, perché ovviamente, essendo poi un display touch, dovremmo averlo comodo per gestire appunto i comandi sul display touch. Quindi per prima cosa andiamo ad installare il supporto estendibile. Andiamo a fissare la ventosa nella posizione che preferiamo. Adesso io metto una posizione un po' a caso, e andiamo a premere il pulsante che abbiamo qua sotto, in modo che la ventosa faccia il vuoto, e voilà ragazzi, abbiamo il nostro supporto già installato. Come vedete, lui è estendibile, quindi lo possiamo mettere come vogliamo. Adesso io l'ho messo in questa posizione, ma possiamo attaccarlo anche sul cruscotto, possiamo decidere noi la posizione migliore. Una volta fatto questo, basterà andare ad inserire il supporto per sgancio rapido con la sua sfera, che andando a stringere il dado ovviamente verrà bloccata nell'inclinazione che preferiamo. Anche per quanto riguarda questa inclinazione del braccio, possiamo andare a bloccarla. A questo punto basta andare ad inserire il display nello sgancio rapido, spostarlo verso il lato e sentire il clack. Perfetto, vedete che abbiamo già il display installato sulla nostra auto. Possiamo andare a regolarlo, inclinarlo in base alla nostra posizione di guida. Quindi una volta fatto questo, dovremmo solo andare ad alimentarlo. Quindi per alimentarlo basta utilizzare il cavo in dotazione con la presa dell'accendisigari e la presa Type-C. Perfetto, una volta che viene alimentato lui sarà già pronto a partire. Come vedete è già operativo. Qua in mezzo abbiamo l'ora, qua abbiamo la possibilità di connessione Bluetooth, e qua abbiamo la possibilità di connessione a Apple CarPlay o Android Auto. Mentre nella parte superiore abbiamo il simbolo della casetta Home, la possibilità di tornare indietro con la freccia quando siamo in un menu. Qua abbiamo la data, il giorno, il mese, l'anno. Ovviamente adesso non è impostato, perché comunque come vedete siamo ancora nel 2023. Poi abbiamo la possibilità di andare a cambiare, mettere la luminosità per quando è notte, o andare a spegnerlo, o tornare nella modalità giorno con tanta luminosità. Poi qua abbiamo l'impostazione dell'audio, che possiamo andare ovviamente a regolare, e poi qua abbiamo l'ora, che è uguale ovviamente a quella che abbiamo qua in mezzo. Qua abbiamo il simbolo della connessione Bluetooth, che in questo momento è disattivato. Qua abbiamo il discorso della connessione tramite FM per andare a collegarlo all'impianto audio della nostra auto. Qua abbiamo invece la connessione Bluetooth, sempre per andare a collegarlo all'impianto della nostra auto. Queste sono le applicazioni installate. Vedete che abbiamo anche SD, perché lui comunque ha uno slot per micro SD dove potremo andarlo ad inserire con sui file tipo audio che vogliamo andare ad ascoltare. Qua lui ci permetterà di farlo direttamente accedendo alla scheda SD. Poi abbiamo anche la possibilità di andare a configurare l'audio con tutto l'equalizzatore. Poi abbiamo qua un'altra schermata che ci permette la configurazione ovviamente del dispositivo, tra cui anche la lingua, che ovviamente di default non sarà in italiano, dovremo andare a selezionarla, e tutte le varie configurazioni. Una volta fatto questo, ovviamente cosa dobbiamo fare? Andare ad associare il nostro smartphone, che sia Android per quanto riguarda, andare ad associare il nostro smartphone sia per Android Auto che Apple CarPlay. Quindi in base al nostro smartphone, in questo caso io ho un iPhone, quindi andrò nelle impostazioni del mio iPhone, andrò in CarPlay. Una volta che io avrò fatto l'accesso in CarPlay, basterà entrare, tornando nel menu, in Phone Link, andare a selezionare CarPlay. Quindi mi dice di andare a selezionare la scritta SWL-BT, che io trovo ovviamente nel mio smartphone. Andandolo a selezionare, andrò facendo abbina,
consenti, ed ecco che ho il mio Apple CarPlay direttamente all'interno della mia auto. Quindi in questo display touch io adesso ho Apple CarPlay, e la cosa interessante è comunque che c'è un'ottima fluidità per essere un display comunque low cost, non costosissimo. Cioè, guardate il touch come funziona davvero davvero bene, tutto è molto molto performante per essere comunque un display economico. Questo è quello che dovete tenere a mente, state acquistando un prodotto low cost, non un super prodotto iper costoso, quindi è tutto questo va tenuto sempre in considerazione quando si acquista un prodotto. Una volta che siamo in Apple CarPlay abbiamo visto che funziona il tutto, adesso però dobbiamo capire come fare uscire l'audio. Allora, le possibilità sono molteplici, abbiamo anche la possibilità di ascoltare l'audio direttamente da lui, e lui ha un'uscita audio con un altoparlante, ovviamente niente di stratosferico, però se non vogliamo avere altri tipi di connessione lui è in grado di farci sentire l'audio. Infatti adesso se io vado in musica e faccio partire una canzone, torno nella schermata, torno in auto, sentite già che ho l'audio funzionante che esce direttamente da lui. Ma se questo non mi basta, posso andare ad attivare l'FM, quindi andando a cliccare qua, vedete, ho attivato l'FM, quindi l'audio viene interrotto da quello che è il suo altoparlante ed esce dall'FM, quindi in una frequenza da 93 MHz in questo caso. Queste sono quelle suggerite da lui, ma possiamo andare a selezionare noi manualmente in base appunto alla pulizia della frequenza radio che andiamo ad utilizzare, perché la frequenza deve essere pulita, non deve avere interferenze di altre ovviamente stazioni radio, per avere il suono perfetto. Lui ci suggerisce queste, ma possiamo andare ovviamente ad averne altre, quelle che vogliamo, e poi andarle anche ad impostare fra queste qua che abbiamo qua sotto. Quindi io adesso vado a selezionare la 93.0, che è quella che mi suggerisce lui qua, ma poi possiamo andare a cambiarla, questo è solo un esempio. Nella mia autoradio ho selezionato la frequenza 93, me l'andrò a salvare, e adesso se io vado ad attivare l'audio, vedete che io alzo l'audio della mia autoradio e lo sento in quello che è l'impianto di tutta la mia autoradio, e questo è sia per l'audio per quanto riguarda la musica, ma ovviamente anche per quando qualcuno ci chiamerà o quando noi vogliamo chiamare qualcuno. Quindi ovviamente lui è dotato di microfono, e questo ci dà la possibilità di interagire con il nostro dispositivo tutto in modalità wireless e tutto senza dover andare ad avere in mano nessun dispositivo. Davvero davvero notevole, e questo ovviamente capite che ci permette di farlo su qualsiasi auto, anche un'auto datatissima che volendo non ha neanche l'autoradio, perché se ascoltiamo l'audio che esce da lui, volendo non c'è neanche la necessità di avere l'autoradio, l'audio esce direttamente da lui, ovviamente niente di che dal punto di vista delle prestazioni audio, perché comunque c'è un piccolo altoparlante, però con solo un autoradio anche standard, l'autoradio datatissima, basta entrare in una frequenza pulita e abbiamo la possibilità di avere Apple CarPlay o Android Auto direttamente nella nostra auto, o altrimenti abbiamo anche la possibilità di andarlo a collegare in modalità Bluetooth al sistema multimediale della nostra auto. Quindi praticamente lui verrà abbinato in modalità Bluetooth al sistema multimediale della nostra auto e avremo la possibilità di ascoltare tutto tramite il Bluetooth. Poi ovviamente abbiamo anche la possibilità di connettersi tramite Bluetooth al nostro smartphone, quindi non passando per Apple CarPlay o Android Auto, quindi praticamente verrà trasmesso quello che abbiamo nel nostro smartphone per quanto riguarda i contatti, le telefonate, ricevere telefonate e la musica tramite il Bluetooth. Dopodiché abbiamo un'altra funzione che è quella con Apple CarPlay o Android Auto, che è la modalità specchio. Cosa vuol dire modalità specchio? Che io se ci clicco qua e entro nella rete wifi del mio smartphone e vado a selezionare come mi dice l'opzione, perché comunque quando noi cerchiamo di attivare una funzione ci dice come dobbiamo fare, vado a selezionare CarPlay wifi e inserisco la password 1 2 3 4 5 6 7 8 e vado a fare accedi. A questo punto andrò a collegare in modalità wifi il mio telefono al nostro dispositivo Orex, e una volta fatto questo basterà entrare nelle impostazioni dello smartphone, che siano Android o Apple, e andare a fare il duplica schermo. Quindi vedete che ho la modalità car, vado a selezionarlo e nel giro di pochissimo, ragazzi, guardate, ho il mio smartphone. Praticamente non ho più il Android Auto o Apple CarPlay, ho proprio il mio smartphone riprodotto in modalità specchio, quindi il mirror link del mio smartphone. Questo cosa vuol dire? Guardate anche la reattività, pazzesca, guardate,
davvero davvero notevole, anche perché c'è una connessione wifi che ci permette tutto questo. E la cosa interessante di questo, ragazzi, è che possiamo far partire applicazioni anche di streaming video, quelle che ce lo permettono, perché tipo esempio Now non ce lo permette perché ci dice che il mirror link non è consentito con quell'applicazione, ma ci sono altre applicazioni che ce lo permettono, tipo YouTube, tipo Discovery, tipo Prime Video, che ci permettono di fare il mirror link. Quindi questo cosa vuol dire? Che se io vado ad aprire YouTube, vedete, questo è il mio canale YouTube, posso andare a far partire un video e una volta girato il telefono in modalità orizzontale, guardate che spettacolo, ragazzi, si vede benissimo. E se vado a accendere l'audio della mia auto, sentirò anche l'audio. Quindi nell'impianto della mia audio vedrò il video di YouTube e anche l'audio all'interno del nostro sistema multimediale, o meglio all'interno degli autoparlanti della nostra auto, perché qua non parliamo più di sistema multimediale, ma parliamo ovviamente di auto che non hanno un sistema multimediale. Quindi ragazzi, avete visto che cosa incredibile. Poi ovviamente andando a cliccare sul simbolo qua bianco, vedete, ho varie possibilità, tra cui l'audio, tra cui la casetta, o spegnere il tutto. Quindi posso fare così e ritorno nella schermata home. Quindi ragazzi, veramente veramente pazzesca anche questo discorso del mirror link, che ci permette di fare veramente cose interessanti. Come vi ho detto, non tutte le applicazioni ci danno l'autorizzazione a fare il mirror link. Quindi avete visto cosa è in grado di fare lui Orex 7 pollici, un dispositivo secondo me interessante, il suo prezzo è di circa 100 euro, vi lascio qua sotto il link in descrizione, con anche il coupon sconto per abbassare un pochino il prezzo. Se siete interessati anche solo a dargli un'occhiata, guardatelo, tirate voi le vostre conclusioni, nel senso che potete andare a guardarvi il link e guardare il prodotto se vi interessa o meno. Io lo trovo un prodotto interessante per quanto riguarda le sue caratteristiche, le sue performance, le sue possibilità di utilizzo, anche il discorso di avere comunque un altoparlante incorporato che ci permette di utilizzarlo anche senza andare a collegarlo all'impianto della nostra auto. Come vi ho detto, niente di esagerato dal punto di vista delle performance dell'altoparlante, però se non vogliamo collegarlo all'impianto della nostra auto, abbiamo comunque anche quella possibilità. Poi abbiamo la possibilità di farlo collegare tramite l'FM, quindi su qualsiasi auto dotata di un autoradio, anche la più vecchia in assoluto, o anche la possibilità di andarlo a collegare in modalità Bluetooth. E tutto questo ci dà la possibilità, come avete visto, di utilizzare Apple CarPlay o Android Auto in modalità wireless, quindi senza fare assolutamente niente. Una volta che saliamo in auto, diventerà in automatico la schermata di Apple CarPlay o Android Auto, o anche di fare il mirror link, quindi il trasporto del nostro smartphone così come l'abbiamo all'interno di questo display, per utilizzare applicazioni che normalmente non possiamo utilizzare in Apple CarPlay o Android Auto, tipo YouTube, come abbiamo visto nel video. Quindi ragazzi, secondo me è un dispositivo che ha tante possibilità, che rende smart qualsiasi auto, anche le più datate, ci dà la possibilità di magari avere un navigatore sempre disponibile, e tutto su un display 7 pollici touch. Quindi ragazzi, se questo mio video vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, anche tante cose riguardanti la simulazione di guida la trovate su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove posto tutti i prodotti che non tengo per me, quindi li rivendo a prezzi davvero bassissimi, sono praticamente nuovi. Magari anche lui c'è la possibilità di trovarlo lì e lo andrete a pagare veramente poco, parlo proprio di lui, questo che ho in mano io. Quindi date un'occhiata anche al canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!